Ragazzi, mi raccomando, iscrizione al canale gratis e campanellina. Qui ci sono solo iscritti certificati in questo canale e 5 milioni di visual. In 19 mesi barra 20, 5 milioni di visual. 5. Questo dovrebbe essere un canale da 50-60 mila iscritti, non da 8 mila e qualcosa. Anche se è nato da poco questo canale, lo capisco, ma i numeri parlano chiaro, i numeri certificati. Non gli iscritti comprati come qualche un altro. In questo canale non si chiedono i cesti di Natale come fa quell'altro lì che mette le maglie alla caldaia. Qui non si chiede nulla alla gente, capito? Anzi, si cerca di dare dei contenuti gratis, si cerca di chiacchierare insieme, si cerca di confrontarsi insieme, ma tutto a costo zero, per come la vedo io, perché l'Inter deve essere di tutti gli interisti, gratis, soprattutto su YouTube. Questo è il mio pensiero, rispetto a quello degli altri, ma non quello degli altri che a pagamento rompono i coglioni e fanno dissing e seminano odio da anni, perché su YouTube c'è un movimento guidato da un personaggio solo per seminare odio e per difendere il cinese. A proposito del cinese, io non faccio parte, cioè io non mi sono imbattuto in nessuna battaglia contro il cinese. Io non mi sento rappresentato da questa specie di proprietà, non mi sentivo rappresentato prima, appena arrivò. Immaginatevi ora che è inseguito dalle banche con i guai giudiziari e a quanto pare, a quello che stanno dicendo, sembra che abbia disconosciuto una firma e che in Cina vogliono sapere come fa a ridare quei soldi. Io da questa gente qui non mi sento rappresentato. Io sono un tifoso dell'Inter, non della Juve, capito? Poi se qualcun altro si sente rappresentato e guarda solo il campo e i risultati, quello è un altro discorso perché io lo rispetto, ma il tifoso interista che ha il primo neurone attaccato al secondo, quello che si informa e guarda, che legge, è preoccupato. Mentre c'è l'interista con le stigmate da gobbo che non gliene frega nulla di quello che sta succedendo in questa specie ormai di proprietà e guarda solo al campo e dice: ma noi siamo vicecampioni d'Europa, ma cosa ce ne frega? Poi magari ti svegli una mattina, l'Inter non esiste più, non succederà mai ovviamente, però poi dopo te ne frega, vuoi scommettere? Quando ti crolla tutto il castello di sabbia addosso. Perché vincere è l'unica cosa che conta, lo dicono alla Juve. Forse qualcuno di voi, non parlo a voi che mi seguite ragazzi, perché fondamentalmente se voi seguite questo canale vuol dire che i valori, diciamo, va bene, si abbinano, no? Si trovano i miei valori con i vostri. Ma qualche tifoso dell'Inter dovrebbe tifare la Juve, non l'Inter, perché vincere è l'unica cosa che conta. Lo dicono di là. Sentirsi rappresentato da un personaggio del genere, secondo me, non è da interisti. Come fai a sentirti rappresentato da uno così? Dopo che ci sono stati Moratti, Pellegrino, ma Prisco si rivolta nella tomba tutte le mattine quando vede questo schifo. Quindi il tifoso monodotato è preoccupato perché questa è una società che non parla, che non fa chiarezza, quell'altro spara le supercazzole. Una settimana Zanga rimane, la settimana dopo spero rimanga e confondono ancora di più le idee. Quindi io non mi sono imbattuto in nessuna crociata, ragazzi. Io non mi sento rappresentato e sono letteralmente schifato da questa specie di proprietà che non dovrebbe più stare qui da 2 anni. Te lo dico senza problemi, guarda. So che a qualcuno può non piacere questo, ma io non chiedo i cesti di Natale e non sono su YouTube per difendere il presidente e non sono su YouTube a chiedere soldi come fa qualcun altro. Può piacere o non può piacere, ma io con te sono sincero. Che tu sia un piccione, che tu sia uno che ti piace il canale, che qualsiasi cosa tu sia, io sono sincero con te. La situazione è vergognosa, la situazione è drastica e qui si guarda solo ai risultati. Tifate la Juve, datemi retta, molti di voi dovrebbero tifare la Juve. Ripeto, non parlo con voi ragazzi che seguono il canale, parlo con quelli che si stanno approcciando ora e guardano solo i risultati. Tifate la Juve se guardate solo i risultati. Perché all'Inter non funziona così. Qui c'è una certa dignità, c'è un certo blasone da mantenere, c'è una certa serietà da mantenere in questa società, cosa che ormai non esiste più. Con una società che non fa chiarezza, che non dice la verità ai tifosi dell'Inter, questo sta succedendo. Siamo gestiti sotto regime cinese, forse ancora non l'hai capito. Zhang non decide più nulla da 2 anni, nemmeno il colore della carta igienica. È questa la verità, e quello ti dovrebbero dire.
E io sono schifato da questa storia, non mi sono imbattuto in nessuna crociata. Io sono letteralmente schifato da questa situazione. Poi è normale, sono tifoso dell'Inter come tanti, vedo la palla che va dentro, esulto anch'io, per l'amor di Dio. Ma che devo fare? Non devo nemmeno esultare perché c'è questo schifo attualmente? Ma io sono schifato. Sono schifato anche per il calcio italiano che permette una situazione del genere, se lo vuoi sapere. Non solo a noi, anche a altre squadre. Non dovrebbero permettere di arrivare fino a certi punti. Mi sono sfogato. Addirittura ora si parla che, te lo ripeto, non sono qui a chiedere i cesti di Natale come fa quell'altro o a chiedere gli abbonamenti. Qui è tutto gratis. Ti piace? Ok. Non ti piace? Lo rispetto, ma ci mancherebbe. Non sono qui a cercare consensi. Sono qui a dire quello che penso. E quello mi fa star bene a me. Dire quello che penso, non piace, te lo ripeto, non ci sono problemi. Non si può mai piacere a tutti, ragazzi. Ma io sono schifato da questa situazione. Non ne posso più. Io mi vergogno di questa situazione. Lo sapete a cosa mi riferisco tanto? Addirittura sembra che Sanchez a gennaio possa andare via. Ma chi prendi? Chi prendi? Quagliarella. Se non va via il cinese, te non prendi nessuno. Forse non l'hai capito. Questo deve uscire subito, non a febbraio-marzo, perché ormai mancano 4 mesi alla scadenza del prestito e lui non ce l'ha i soldi, non lo aiuta nessuno. Lui se ne andrà, lui se ne va. Visto che interessamento del Frosinone, però sembra che anche lì stiano tergiversando, lo diamo, non lo diamo, dallo via Bissek, fallo giocare, non è pronto. Dicembre, ragazzi, con tutti gli infortuni che ci sono capitati, sarà un mese molto duro, attenzione. Dicembre sarà un mese molto ma molto duro. Ora contro l'Udinese, come ho detto ieri, Frattesi al posto di Danfis. Gli mancano i movimenti, ma la fase difensiva ce l'ha, l'esplosività ce l'ha, la grinta ce l'ha, la gamba ce l'ha, la corsa ce l'ha, la resistenza ce l'ha per giocare in quel ruolo, ma non è semplice. Almeno che in allenamento abbia già provato, abbia già fatto qualche test, ma non in questa settimana. Già tempo addietro, allora quello è un altro discorso. Anche se quando uno è forte, ragazzi, per una partita si adegua. Thiago Jalò, difensore che a me piace tantissimo perché è il difensore che a noi ci manca perché ti dà fisicità, ti dà buona tecnica perché ha una buonissima uscita palla. Addirittura a volte viene spostato anche sull'esterno. Lo seguo da tanto. Thiago Jalò è forte e soprattutto è bello tosto, è bello massiccio nei contrasti, quindi quello è un difensore fortissimo secondo me, che se l'Inter lo prende a zero fa un affare, non ti dico come quello di Thuram, perché quello non si può paragonare a nessuno, perché Thuram è un fuorilasse, ma se lo prende a zero l'Inter con Thiago Jalò fa un grande affare, perché è il difensore che ci manca a noi, ed è fortissimo, lo paragonano a Pepe, no? Quello del Real Madrid, quello che ora è al Porto, che a 40 anni ancora dice la sua, secondo me può diventare più forte di Pepe, perché Thiago Jalò è un difensore veramente, veramente forte. Mi piacevano tanto, mi piace tanto sia lui che Solé, quell'altro là, che gioca dove gioca Solé, l'altra squadra lì del Salisburgo. Anche Solé è un bel difensore francese, lo voleva la Roma quest'estate, lo voleva Mourinho. Ecco, loro secondo me sono tra i giovani più forti in assoluto nel panorama europeo. Ciao, Inter.